and shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera e benvenuti alla consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live. Parleremo diffusamente di Serie B, del Pescara, grande orgoglio, grande carattere, grande cuore. I biancazzurri sotto di due gol hanno firmato una rimonta strepitosa, la prima volta che accade sotto di due gol. Il Pescara quest'anno non c'era mai riuscito, ci riesce con Pillon, tra l'altro la seconda rimonta consecutiva dopo l'ottima prestazione di Palermo. Pettinari ha spezzato un digiuno lunghissimo che si protraeva dallo scorso 8 dicembre, più di 4 mesi senza segnare. Al suo gol al minuto 93 ha fatto letteralmente esplodere l'Adriatico Giovanni Cornacchia. È finita 2-2 tra Pescara e Bari, grazie a Giuseppe Tambone. Buonasera Giuseppe, grazie a Pierpaolo Marchetti. Buonasera. Una sorta di silenzio stampa, mi dicevi poco prima di andare in onda, non avevi molta voglia di parlare oggi, forse per quello che è successo a Madrid. Avevo chiesto a Giuseppe di fare la trasmissione anche al posto mio, ma... è che non avevo voglia di parlare con te, però la professionalità mi impone. Non per i misfatti di Madrid, no, quello, per quello mi ha messo in mezzo, ecco. Io faccio da tramite. Va bene, allora 20-10 minuti, io saluto subito Roberto Cherchi che ci guida in modo come sempre irreprensibile, devo dire, dalla regia. Facciamo vedere i numeri di questa giornata, la 35esima, 14esima del girone di ritorno, ricordando che martedì si scenderà di nuovo in campo. Tra l'altro lunedì ci sarà l'anticipo del turno infrasettimanale di fronte Ascoli e Parma alle 20.30 e Pescara martedì alle 20.30 di scena a Vercelli. Questi risultati della 35esima giornata giocata ieri: Foggia Ascoli 3-0, Parma Cittadella 0-0, lo diciamo subito, non ha segnato Kragel, quindi per Paolo questa sera sarà una serata d'insegna, non è una novità, della tranquillità per quanto ti riguarda, anche se Kragel ha propiziato il terzo gol, sì, firmato da Loiaco, no? Sì, sì. Al posto del piede ha una dinamite Kragel. Propizieremo poi qualcosa anche noi. Brescia Carpi 1-1, Empoli batte Pro Vercelli 3-2, Entella Avellino 1-1, Frosinone Spezia 1-1, Novara Ternana batte Novara 3-0, Palermo Cremonese 1-1, Perugia Venezia 1-1, Pescara Bari 2-2, a segno Mancuso e Pettinari, Salernitana Cesena 1-1. La classifica, vediamo quello che è successo in classifica. Empoli ormai vola verso il ritorno in Serie A, 11 punti di vantaggio, Empoli quota 70 su Palermo e Frosinone fermi a quota 59. Tra l'altro c'è da dire che nella stessa giornata il Pescara, il fantastico Pescara di Zeman di 6 anni fa, aveva segnato 72 gol, l'Empoli già ha segnato 3 reti in più. Beh, questa è una sorta di record, anche se poi il Pescara di Zeman ne fece 12 in 2 partite successivamente contro Padova e Vicenza. No, lo dico per te Pierpaolo, che sei sempre amante dei numeri e delle statistiche, però l'Empoli sta disputando davvero un grandissimo campionato. Parma 57, Bari 55, Perugia 54, Venezia e Cittadella 51, Foggia e Carpi 49, Spezia 47, Salernitana 43, Cremonese e Brescia 42, zona calda della graduatoria, Avellino 40, Novara e Pescara 39, dunque il Pescara aggancia il Novara, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana 33, chiude la Pro Vercelli, prossima avversaria dei biancazzurri a quota 31, sempre un punto di vantaggio sulla quintultima in classifica. Giuseppe e Pierpaolo, prima di commentare questa partita, la classifica. Ma la classifica credo che si è mossa poco o nulla, con una partita in meno il Pescara ha mantenuto inalterate le distanze. Se non ricordo male, credo che attualmente il Pescara ha un vantaggio sulle, diciamo, sulla le squadre della retrocessione diretta che può far valere e che ha gli scontri diretti ancora da giocare, quindi significa che potrebbe effettivamente giocarsela con le proprie forze al momento senza aspettare, no, altri risultati, perché poi, certo, quando si gioca per la testa credo che
questo caso sia molto relativo, ma per la coda, essendo tante squadre, gli scontri incrociati cominciano a essere importanti. Credo che delle squadre che seguono il Pescara, il Pescara debba giocare con quasi tutte, forse sì, ha 5 scontri diretti nelle ultime 7 giornate, le prossime 7 giornate. E quindi credo che la nota positiva a oggi sia quella che il Pescara è artefice, sarà artefice del suo destino, e che questa classifica è ancora molto corta, può succedere di tutto. Oggi c'è stata questa vittoria della Ternana a Novara, che se non era pronosticata comunque ci poteva stare, perché è una squadra in crescita. L'Ascoli si è ripresa, ha fatto 8 gol nelle ultime 2 partite. L'Ascoli si è fermato a Foggia, ma aveva fatto in precedenza 2 o 3 partite molto, sì, molto positive. La Provercelli, che di quelle che pensavo anch'io all'inizio di stagione avesse, che poteva avere più problemi di tutti, perché ritengo che sia una squadra in cui forse il quoziente dell'allenatore è più forte del quoziente della qualità dei calciatori, è in difficoltà, anche se la gioca bene un po' dappertutto. Quindi in questo momento credo che non bisogna raddoppiare le forze, perché il vantaggio è minimo, anche certo, se, ripeto, con gli scontri diretti possono avere altre prospettive. Al di là della classifica, Pierpaolo, che spirito questa squadra? Sì, un ottimo spirito, una conferma importante dopo quello che si era visto 7 giorni fa a Palermo, ma io il discorso con la classifica non lo scinderei molto, perché questo è un punto che è vero, un pareggio in casa, però il Pescara a metà partita era in pieno dramma, certo, perché Pescara era sotto di 2 gol e contemporaneamente Cesena vinceva a Salerno, c'erano risultati che avrebbero portato i biancazzurri per la prima volta in zona play-out dall'inizio del campionato, e quello sarebbe stato un masso, cioè avrebbe avuto un peso enorme, credo, sulla squadra. Invece c'è stata una bella reazione, tanti segnali importanti secondo me, a cominciare dal fatto che la squadra ha ricominciato a creare occasioni da gol, sì, in buona quantità, era successo a Palermo, è successo oggi, ha giocato un buon calcio, si è sbloccato Pettinari, tante cose. Chiaramente sono stati anche degli errori, perché i 2 gol del Bari sono stati presi in maniera davvero, insomma, con troppa sufficienza. Anche se il secondo, hai ragione, sul secondo anche, perché la difesa è salita a schede direttamente, tra poco, sì, vedremo il servizio, fallo, però credo, palesemente viziato, sì, da un fallo Cristian Galano su coda, che poi è stato costretto ad abbandonare proprio il campo. Sì, mi è sembrato netto il fallo, assolutamente. Non l'ho rivisto in televisione, ma mi è sembrato netto. Tutto questo rimontando 2 gol in 10 contro una squadra che è di grande qualità, perché il Bari sicuramente attacca meglio di quanto si difenda, però ha davanti una grandissima qualità, certo, e nella prima mezz'ora è riuscita a fare il tipo di partita che voleva, cioè aprendo molto il campo con queste scorribande del terzino brasiliano di Anderson e liberando, mentre dall'altra parte c'era questo Sissé che, sì, nessuno è mai riuscito a tenere l'uno contro uno, perché ha una forza fisica devastante, ma anche tecnicamente è un giocatore di grande livello per la Serie B. La cosa secondo me più importante è stata che la squadra non è mai, anche sotto di 2 gol, non è mai uscita, è sempre rimasta con la testa in partita. Vabbè. Non è mai uscita dalla partita, e anche perché il Bari, pure nel suo momento migliore, dava sempre l'impressione di concedere qualcosa, cioè non si è mai avuto, almeno io non ho mai avuto la sensazione che la partita fosse chiusa, sì, definitivamente, anche dopo, vero, il 2-0, perché loro attaccano, accompagnano sempre l'azione con tanti uomini, sono pericolosi, hanno avuto anche 2 volte, se non mi sbaglio, in avvio di ripresa il pallone del 3-1, prima con Sissé e poi con Busellato che, sì, ha colpito, ha scheggiato, credo, il palo, sì, però concedono anche, e il Pescara è stato bravo a capire, a cogliere questo segnale e a giocarsi da fino alla fine. Altra cosa importante, mai buttando il pallone, cioè giocando fino alla fine, cioè andando dentro in fraseggio fino alla fine con lucidità, nel primo tempo molto di più a sinistra, sì,
mentre a destra Fiamozzi non saliva quasi mai, nel secondo tempo anche dall'altra parte, e direi che la squadra è stata anche scaltra nello sfruttare due grossolani errori secondo me della difesa del Bari, soprattutto il gol del 2-2. Beh, sì. Ecco, noi siamo ovviamente felicissimi, ma assolutamente, di questo, assolutamente. Però obiettivamente se quel gol l'avesse preso la difesa del Pescara avremmo fatto una settimana di processo. Sì, lì la difesa del Bari si è eclissata. Meglio così. Meglio così, assolutamente. Poi tra l'altro c'è da dire che in 10 uomini il Pescara è riuscito a riequilibrare le sorti del match dopo l'espulsione di Campagnaro, che aveva rimpiazzato Coda nel primo tempo uscito per infortunio dopo l'intervento di Galano, una sorta di piede a martello lì, incredibile, insomma, inspiegabile, anche che l'arbitro non abbia visto. Sì, è strano che l'arbitro non abbia visto. A me personalmente Pinzani è un arbitro che non è mai piaciuto. Sarà che Pescara non gli porta molta fortuna, perché se ti ricordi lui subì un infortunio gravissimo a Pescara. Ah, è vero. Durante la partita noi perdemmo 5-0 in casa contro il Carpi, si ruppe il tendine d'Achille e restò fermo praticamente un anno. E a Pescara... hai una memoria ancora vivida, come tutte le persone. Mi hai spiazzato, devo come dire. Tutte le persone di una certa età, mi ricordo le cose del passato e mi scordo quelle del passato prossimo. Mi hai ricordato effettivamente quell'episodio, ha ragione. Sì, mi è sembrato un arbitro che scimmiotta gli arbitri inglesi, non quello di mercoledì a Madrid, quelli inglesi della tradizione, che vorrebbe far giocare, però per far giocare, per lasciar correre, devi avere una grande personalità e saper tenere la partita in pugno comunque. Non mi sembrano queste le qualità di Pinzani. Assolutamente. Su Pinzani, Giuseppe, prima di vedere il filmato, la sintesi in 2 minuti e mezzo, tutto quello che è successo nei 90 minuti dell'Adriatico? Beh, su alcune situazioni da rivedere, forse anche nel complesso la gestione, non ti è piaciuta? Ma è stato cercato di far giocare. Nel primo tempo la partita gli è andata via abbastanza facile, nel secondo su alcuni episodi, alcuni cartellini forse potevano tranquillizzarla un attimo. Diciamo che è caduto il microfono anche. Ah sì, no perché avevi sì è vero, hai ragione, è caduto il microfono, però pochi secondi per riposizionarlo, non ci sono problemi. Stavi dicendo, Giuseppe? No, dicevo, il primo tempo gli è andato via abbastanza facilmente, nel secondo forse qualche cartellino per fermare un po' una situazione che in campo i 22 cominciavano a sentire, quindi sotto questo aspetto credo che avrebbero i cartellini potuto mantenere un po' più di calma. Alla fine ci sono stati un po' degli scontri di un certo tipo, perché è chiaro che anche i giocatori si abituano a un piano agonistico che gli concede la partita, e quindi poi quando oltre al piano agonistico ci metti anche gli ultimi minuti, la tensione, qualche episodio, l'espulsione eccetera, chiaro che si rischia di andare un po' oltre le righe. Tutto a posto con il microfono? Non so se si sente per Paolo, regia? No, perché non mi sembra che tu abbia grande dimestichezza con i microfoni, perché mi sa che l'hai cambiato, non so. Però adesso ci dirà la regia, credo che non ci siano problemi. Però facciamo così, facciamo parlare le immagini di questa partita. 2-2, è stato un match molto interessante, vincente sino alla fine. 2-2 al 43esimo, anzi al 48esimo della ripresa, il pareggio di Pettinari, che così sale a quota 13 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie B. Prima ancora del filmato, però, volevo ricordare i risultati in Serie A, perché si sono disputati finora 3 anticipi. Alle 20:45 in campo Atalanta-Inter, alle 15 il Cagliari ha battuto l'Udinese 2-1 per Oddo, e la 9ª sconfitta consecutiva. Alle 18 in campo Chievo-Torino 0-0 il verdetto finale, il Genoa ha prevalso sul Crotone, scontro salvezza 1-0 il verdetto finale. Eccoli qui i risultati, gli anticipi. Naturalmente Atalanta-Inter si giocherà alle 20:45. Prima della sintesi, Roberto, facciamo vedere come si sono sistemate le squadre in mezzo al campo e poi partirà il filmato. Naturalmente cominciamo dal Pescara. Pillon lo aveva fatto intendere, aveva qualche dubbio, però era combattuto se confermare la squadra che aveva fatto molto bene a Palermo, dove avrebbe meritato senza dubbio il successo, oppure apportare un paio di
modifiche. Poi lo ha detto oggi al 91esimo, avrei voluto far giocare dall'inizio Machin, avevo questo dubbio, Machin e Falco, però poi ho optato per confermare la squadra che aveva fatto bene a Palermo. Eccola qui, Fiorillo tre pali, Fiamozzi, Coda, Fornasera e Crescenzi in difesa, Brugman, Koulibaly e Balzani a centrocampo, Mancuso e Capone a supporto di Pettinari. Il Bari, due le sostanziali novità presentate da Fabio Grosso rispetto al match interno con la Salernitana: Anderson, che tra l'altro ha segnato il gol del 2-0 terzino destro, e Galano, che è tornato a giocare in attacco nel tridente completato da Nene e Sissé. Questo è ancora il Pescara, vediamo il Bari, Roberto, eccolo qui il Bari, Michael Trepali, Anderson, Gionber, uno degli ex della partita, Marrone e Balkovec in difesa, Bascia, Anderson, scozzese, arrivato a gennaio, e Iocolano a metà campo, e davanti Galano, Nene e Sissé. Poi Grosso ha cambiato completamente il centrocampo nel corso della partita, infatti sono entrati Petriccione al posto di Bascia, Busellato in luogo di Anderson e Teio al posto di Iocolano. Può partire il servizio, vediamo quello che è successo all'Adriatico. Sì. Sì. Sembrava profilarsi la quarta sconfitta interna consecutiva, peraltro ingiusta, invece quasi all'ultimo respiro la zampata di Stefano Pettinari fa esplodere l'Adriatico. Feeling ritrovato col pubblico, rimonta pazzesca, cuore, orgoglio e carattere dopo l'ottima prestazione di Palermo. La conferma arriva al cospetto di una squadra di indubbio spessore come il Bari, che impatta meglio il match e fa girare palla, costringendo il Pescara ad abbassarsi. Al 22esimo, ospiti in vantaggio. Lo scozzese Anderson pennella per Nenè, dimenticato da Fiamozzi. A dire il vero, all'alba del match, dunque sullo 0-0, viene negato ai biancazzurri un rigore piuttosto chiaro. Bascia sbilancia Koulibaly, non c'è però il conforto delle immagini. Altresì evidente l'infrazione subita da Coda ad opera di Galano in occasione del raddoppio firmato da Anderson. Si apre un'autostrada per l'ex Ajax, che tutto solo non perdona. Coda costretto ad abbandonare il proscenio per infortunio, entra Campagnaro. 0-2 sull'Adriatico, rialeggiano vecchi fantasmi, ma il Pescara ha il merito di non disunirsi. Allo scadere della prima frazione, grande opportunità non sfruttata di testa da Mancuso, servito da Pettinari. Al rientro dagli spogliatoi, i biancazzurri accorciano, bravissimo Valzania che ispira il taglio centrale di Mancuso, destro secco, Mikai battuto, quinto gol stagionale per l'ex San Benedettese. Passivo dimezzato, serve qualità, Machin per Koulibaly. Sesto minuto, Pettinari difende palla e conclude, vigile l'estremo ospite. Due minuti più tardi però, Bari ad un passo dal 3-1 che avrebbe forse tagliato definitivamente le gambe a Brugman e compagni. Sissé fa fuori Fornasierra, esterno morbido a scavalcare Fiorillo, fuori. 28esimo, rimesso laterale di Fiamozzi, di fatto un cross, gran girata di Pettinari, Mikai respinge, si avventa sul pallone Balzania, tapin prodigio del portiere barese. 33esimo, gioco di prestigio di Pettinari, da applausi il tunnel ai danni di Balkovec, invito in mezzo, Machin murato da Teio. 43esimo, brutto fallo di Campagnaro su Sissé, secondo giallo, Pescara in 10, sembra finita, e invece in pieno recupero, minuto 48, punizione di Machin, la difesa ospite si eclissa, zampata di Pettinari che spezza un lunghissimo digiuno, non segnava dall'8 dicembre, e fa letteralmente esplodere l'Adriatico, tornato ad essere quello che conosciamo, un autentico valore aggiunto, soprattutto un pareggio che vale quasi quanto una vittoria. Oh, a proposito, feeling ritrovato col pubblico, Pierpaolo. Beh, anche questo è un aspetto positivo, sai, il pubblico, al pubblico il segnale deve darlo sempre la squadra. Certo. E il segnale che ha dato la squadra in queste ultime due partite chiaramente è positivo, insomma, poi a parte quella che è la situazione ambientale, i problemi, le polemiche con la società, ma la gente non si è mai tirata indietro quando c'è stata da dare una mano alla squadra, se la squadra l'ha meritato, perché poi cioè, il calcio è questo, insomma, il tifoso va lì, paga, ha il diritto di fischiare, di applaudire, però ha anche bisogno ogni tanto di qualche stimolo, di qualche bella partita, di qualche certo. Vittoria. E la stagione stava prendendo una piega, anzi, ha preso una piega molto pericolosa, credo che anche il pubblico fosse abbastanza interdetto, però insomma il fatto di essere riuscito a riavvicinarlo è sicuramente una cosa positiva. A proposito di pubblico, volevo dire, non ho avuto la possibilità di farlo in questi giorni, che veramente
Cioè, ho visto quello che hanno fatto a casa di Fabio Grosso in questi giorni, ma veramente c'è in giro della gente che ha la segatura al posto del cervello, cioè non, è una roba che è veramente inqualificabile. Cioè non, la tifoseria del Pescara non è, è stata molto agguerrita, è stata anche in qualche momento molto tosta. Però questa mi sembra veramente una roba da gente piccola, cioè non, non ha niente a che fare neanche con, la, con quella grande tifoseria del Pescara che abbiamo conosciuto in questi anni. Anche nei momenti peggiori di scontro, di cioè questa è veramente gente che non vale niente. Non possiamo che stigmatizzare, fatto bene a sottolineare questo... Anche perché, tra l'altro, Fabio Grosso, beh, che, infatti, che oltre a essere una persona, per quel poco che conosco, estremamente garbata... Bene. Ma è uno che il, cioè, il nome di Pescara lo ha solo portato in alto. Assolutamente. Infatti. E quindi non capisco, non capisco questo, questo vergognoso, ma veramente è una roba vergognosa. Perché non, non me lo sarei mai, cioè, non, non me l'aspettavo. Potevo aspettarmi qualche altra alzata d'ingegno, ma questo francamente no. Mi infatti lasciato... non vale la pena aggiungere altro. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera, sono Stefano. Salve Stefano. Niente, volevo dire che la partita è stata, da parte del Pescara è stata buona, una buona partita. Questo allenatore secondo me ci, ci traghetterà verso la, la rimanenza della squadra in Serie B, perché è bravo, ha l'età giusta, è maturo, sa dare consigli ai giocatori, lo vedo molto motivato, quindi... sono, sono contento per questo. E poi volevo sapere un'altra cosa, sì. Ma perché alla fine Grosso si è andato a lamentare con l'arbitro? Sì, per un presunto fuorigioco di Pettinari che, che in realtà insomma non, non mi sembra che ci sia. Infatti non mi è sembrato insomma, sì, però ha creato anche un polverone, ha fatto succedere quella minirissa lì. Insomma, poteva pure risparmiarsela sta cosa, visto che insomma è di Pescara, è un campione del mondo e tutto, si mette a fare queste cose, insomma, non è giusto. Vabbè, sai, poi lì l'adrenalina, no? Dobbiamo anche capire questo. Devo dire che poi nel post partita ha avuto altre parole, insomma, sulla in realtà ha ribadito che il Bari avrebbe meritato di vincere, solo quello, insomma. No, ma no, 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 assolutamente, però, assolutamente, però è stato assolutamente, no, perché... però è stato garbato, no, molto sì, garbato, vabbè, a fine partita. Però ecco, io ci tengo a ribadire che Pescara ha giocato bene, sì, e sì. Se gioca così ci salviamo prima dell'ultima giornata. Perfetto. Grazie, no, grazie credo, Stefano. Credo tra l'altro che il pareggio sia veramente il risultato più giusto, perché due squadre hanno avuto, a mio avviso, una ventina di minuti di dominio a testa. Sì. Il Bari l'ha avuto a cavallo dei due gol, il Pescara l'ha avuto verso la metà del secondo tempo, quando il Bari non riusciva più a uscire. E per il resto la partita è stata più o meno equilibrata. Sì. Cioè non... Sul piano dello svolgimento della gara sono d'accordo con te, vorrei ascoltare anche Giuseppe, però se andiamo a valutare gli episodi che hanno caratterizzato questo incontro, anche perché c'è un rigore non dato al Pescara che secondo me grida vendetta, no, alla senza, fine senza per quello guardare, che ha dimostrato il Pescara nel secondo tempo, forse avrebbe meritato senza, di vincerla proprio senza il Pescara. Senza guardare gli episodi. Però sono il rigore, fanno la differenza il proprio il palo, perché se vai sul 2-0 poi cambia tutto. Io dico come prestazione, è chiaro che cambia tutto, però se non l'ha fischiato è inutile stare a fare delle... No, però ci sto a dire. Complessivamente credo che il primo tempo il Bari l'ha meritato il vantaggio, credo che ci sia poco da dire. Nel secondo il Pescara ha dominato per lunghi tratti e quindi ha legittimato assolutamente il pareggio e avrebbe dovuto conquistarlo anche prima. Però devo dire, io vorrei ascoltare anche Giuseppe e poi andiamo in pubblicità. È vero, sul piano del gioco i primi 20-25 minuti della partita sono stati di chiara marca barese, però non ha creato grandi opportunità il Bari, al di là del primo gol, il secondo da annullare perché viziato da un palese fallo però, di Galano su coda. Però c'è stato un momento in cui noi non riuscivamo più a uscire. Sì, questo sì. Non ti parlo del dominio schiacciante che hanno avuto nella partita d'andata il secondo tempo, dove è stata un'offensiva tambureggiante, continua, anche se poi hanno vinto su autogol. Però secondo me nel primo tempo il Bari ha fatto meglio del Pescara, ha fatto meglio del Bari nel secondo tempo, non c'è dubbio, certo. Quindi tutto sommato su questo sono d'accordo, ha fatto meglio, infatti l'abbiamo detto anche nel servizio,
Beh, insomma, è chiaro che sul piano del palleggio il Bari ha dei giocatori diversi, di spessore, insomma, era anche prevedibile. Pillon si è lamentato a fine partita, Giuseppe ti faccio subito questa domanda, sì, prima di andare in pubblicità, del fatto che la squadra si sia abbassata troppo, pronti sì, sì, via. Però è stato anche il Bari bravo a costringere il Pescara ad abbassarsi. Secondo me la verità sta nel mezzo. Ma credo che lui ha detto questo perché aveva preparato e presentato la partita in una maniera diversa. Se andiamo a guardare come ha affrontato il Palermo andando a chiudergli le linee di passaggio molto alto, probabilmente era una cosa che ci teneva e che aveva preparato e che si sarebbe dovuto fare anche con il Bari. È chiaro, di fronte... Tra parentesi, scusa se ti interrompo, il Palermo andava piano. Sì, ma guarda, ti dico, anche il primo tempo, riagganciandomi un po' a quello che stavate dicendo poco fa, a me il primo tempo del Pescara non è molto piaciuto. Sì, certo. Ha avuto, credo, un impatto sulla partita che non è stato male. Però anche poi, un'occasione di Balzania dopo pochi minuti, se non mi sbaglio. Però ecco, al di là degli episodi, che poi alla fine sono il sale di questo sport, perché no, se la butti dentro o non la butti dentro è chiaro che ti cambia il risultato. Però al di là di quello che le squadre, al netto della capacità di creare occasioni, che sono, ripeto, determinanti, non è un paradosso quello che esprimo, credo che nel primo tempo il Pescara abbia un po' snaturato il tipo di partita che era stato preparato. Sì, è vero, ti incide l'avversario, però credo che la partenza del Pescara sia stata buona. Poi non si è riuscito proprio negli scontri diretti, in alcune situazioni, a trovare quell'aggressività, e ha dato il modo al Bari, che tra l'altro aveva una linea difensiva molto alta nel primo tempo, e che quindi riusciva a rimanere molto più coperto di come molto più corto di come faceva il Pescara, ha dato modo al Bari chiaramente di crescere. A questo aggiungiamoci anche che nel modo di offendere il Pescara nel primo tempo c'era molto del lancio lungo. Ho letto che Brugman non era al meglio della condizione, ma in alcuni tratti mi è sembrato veramente che giocasse quasi da fermo. Prendeva palla e con il suo bel piede, no, la buttava a 20-25 metri, ma è chiaro che lì, a meno che l'attaccante non si inventi qualcosa, non c'è un errore di traiettoria, di lettura della giocata da parte del difensore, fai fatica sia a tirar fuori la tua squadra, a farla salire, perché lì la palla la perde e te la ritrovi di nuovo contro, e sia a creare qualcosa di pericoloso. E nel secondo tempo, per quanto questo Pescara rispetto all'altro Pescara del 4-3-3 gioca un po' molto più la palla in volo che non a terra, comunque il Pescara è riuscito a mantenersi un po' più corto, a tenere un po' più vicini gli attaccanti, o meglio a avvicinare la squadra all'area avversaria. È sempre un problema di distanza. Mettiamoci anche che probabilmente l'ingresso di Machine, il luogo di Koulibaly, ha dato palleggio, ha dato gamba, cioè un'oretta. Koulibaly un'oretta in campo, certo, è stata un po' trascinata, perché era un cambio che secondo me andava fatto molto prima. Devo dire che mi pare che la qualità, il Bari sia una squadra tecnicamente di grande qualità, un po' squilibrata, nel senso che la qualità che ha davanti mi sembra troppo superiore rispetto a quella che ha invece nella linea difensiva. Ma parlo proprio di qualità di uomini. Sono d'accordo. C'è uno squilibrio assoluto. Assolutamente, questo mi è sembrato piuttosto evidente. Andiamo al telefono e poi pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Salve, buonasera, sono Francesco, chiamo da Pescara. Salve Francesco. Allora, sicuramente vedendo la partita di oggi sono molto fiducioso per quanto riguarda la salvezza, perché è una squadra dinamica, tosta, aggressiva e ha voglia di salvarsi. Poi una domanda vorrei fare a Pierpaolo Marchetti per quanto riguarda la prestazione di Koulibaly. Siccome quasi tutti gli allenatori che abbiamo avuto, tipo Zeman, Epifani e Pillon, quasi tutti e tre questo calciatore lo mettono in campo, però io, facendo un altro mestiere, non vedo che questo ragazzo
ha delle potenzialità per fare il calciatore. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda la prossima partita con la Pro Vercelli, cioè, scusa Francesco, no, ti interrompo, cioè non può proprio giocare a calcio, non ho capito. Secondo me sì. Beh, bravo, allora, Massimo, mi sembra esagerato, dai Francesco. Bravo Massimo, io penso, no, bravo, no, cioè bravo nel senso che ho capito quello che volevi dire, ma io mi dissocio, insomma, cioè dissento, ecco, leggermente. Sì, ma io sono pienamente d'accordo con lei, che lei deve dissentire con me, perché so che questo calciatore è già stato venduto all'Udinese, sì. Per cui siccome io faccio tutt'altro lavoro, io nella mia vita faccio un altro lavoro, e non capisco come lui possa giocare a calcio, io non riesco a capire, per cui a me piacerebbe sapere l'opinione di Pierpaolo Marchetti, siccome è una persona che stimo tanto e mi piace ascoltarlo, vorrei sapere cosa pensa lui di questo calciatore, va bene? Grazie. Cioè, sei d'accordo, praticamente se sei d'accordo con Francesco, per il quale Koulibaly non può giocare al calcio? No, non può giocare. Beh, va io, bene, siccome io ti conosco bene, Pierpaolo, credo che anche tu, insomma, no, ovviamente sul fatto non posso, sarai d'accordo calcio, con me, insomma, è un giudizio, come tante volte i giudizi dei tifosi sono esagerati. È tranchant, no, molto tranchant. Sicuramente Koulibaly non mi era piaciuto sotto la gestione Zeman, quest'anno mi era sembrato molto deludente. Devo dire, l'ho visto molto migliorato nelle ultime settimane, certo, tranne forse oggi, in cui ha fatto una partita un po' grigia. Devo dire che una delle eredità positive della gestione Epifani in quelle poche partite è stato il ritorno di Koulibaly a un livello, non so per quale motivo, non so se è stata una semplice coincidenza, se magari ha saputo in qualche modo parlarci, metterlo a proprio agio, dargli qualche indicazione. Koulibaly mi è sembrato tornato su buon livello sotto la gestione Epifani e anche nella partita di sabato scorso a Palermo. Oggi obiettivamente non ha fatto una gran partita. Ma ci sono partite e partite, però eh, è anche vero che questa squadra non ha altre mezze ali, cioè, a volte anche quando non è in grande condizione, se vuoi giocare un certo tipo di calcio non hai alternative, non hai neanche giocatori in interdizione, perché, voglio dire, perché no? Anche Machin che ha giocato a tratti da mezzala qualche spezzone di partita, cioè, non so se sia una mezzala, cioè, certo. Machin mi sembra più un giocatore bravo nello stretto, certo. Ha delle invenzioni, è uno che spesso rischia la giocata più difficile, quindi ha una percentuale di errore abbastanza alta, almeno per quello che si è visto in quei pochi minuti. È un giocatore di qualità. Poi però ha magari la genialata, certo, come quella palla che ha messo per Pettinari. In cui evidentemente non so se fosse uno schema preparato o anche lo spunto, il pallone per Capone che ha sfiorato l'incrocio, sì, sì, tra, sì, due giocatori. È un giocatore che ha delle grandi qualità, però non so se una squadra che deve salvarsi può permettersi un giocatore a sprazzi, certo, seppure di talento. Assolutamente. Da questo punto di vista credo che Koulibaly e Machin siano assolutamente complementari. Cioè Machin può darti quello che non può darti Koulibaly e Koulibaly può darti quello, secondo, che non può darti. Secondo me hai deluso Francesco. No, vabbè, ma hai deluso Francesco. Francesco si aspettava da te quasi una consacrazione del giudizio, no, che aveva dato tranchant. No, vabbè, ma su Koulibaly. Questa è la mia opinione, magari ha ragione lui, cioè non no. Però no, se mi chiede l'opinione gliela do. È chiaro che io scherzo con Francesco, però dire che non possa giocare al calcio, insomma, mi sembra molto esagerato. Ricordiamo che Koulibaly probabilmente intendeva calcio, a questi livelli con queste aspettative. Il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo. Beh, c'è stata perfino gente il mercoledì ha detto che quello del Real Madrid era rigore, quindi e con questo mi sono giocato tutti gli amici. E qui esce l'amico di Allegri. No, vabbè. Cioè, lui è condizionato, guarda, dall'amicizia. L'ho detto apposta perché io sono una persona proprio mite. Per la prima volta mercoledì mi sono arrabbiato. Ah, questa è una cosa clamoroso. È la prima volta che lo dici, perché mi pare che tu abbia mantenuto il silenzio in questi giorni. Non hai scritto nulla. Arrabbiato nel senso, non è che non si dorma la notte. Va però bene. Mi sono innervosito. Allora ci fermiamo per pochi istanti, abbiamo sforato, chiedo scusa a Roberto Cherchi, recupereremo. Linea a Roberto Cherchi, pubblicità. Eccoci qui, 20:46, ci dovrebbe essere una telefonata in linea, mi pare, vero Roberto? Sì, buonasera, sì, sì. Parliamo con...
Buonasera, sono Carlo. Buonasera. Carlo, voce squillante, inconfondibile. Allora, secondo me, a parte Vercelli, a parte lo Spezia, eccetera, e a parte forse a Terni dovremmo andare. Sì, come no? Io penso che tutto quanto si risolverà col Pescara Cesena. Sì. Si dovrebbe disputare il 1° di maggio Pescara Cesena, se non erro. Sì. Sì. E quindi lì avremo la certezza del prosieguo del Pescara. Sicuramente oggi la gara è stata molto bella, equilibrata. Abbiamo pareggiato in 10, quindi grande merito all'allenatore. E la disquisizione tra Koulibaly e l'altro che è subentrato ci sta tutta, in effetti. E l'altro, quello che è subentrato, porta molta tecnica. Koulibaly è un giocatore sui generis e gioca come può giocare, insomma, d'altronde non tutti sono tecnici al 100%. Tanti auguri a tutti e forza Pescara. Ma auguri perché, scusa Carlo? Auguri a tutti. Le feste buona di Pasqua sono... Buona domenica. Tanti auguri a tutti. Il primo di maggio si decide tutto, ci sono le virtù a Teramo, quindi... Ecco, le virtù buonissime che sono. Sono buonissime. Grazie Carlo. Buonasera. Allora, la partita poteva cambiare da subito, perché dopo 4 minuti c'è stato un intervento molto dubbio, secondo me era rigore, in area pugliese su corner battuto da Brugman. Possiamo vederlo, abbiamo recuperato questa immagine, perché Koulibaly prende il tempo, guarda caso Koulibaly prende il tempo a Bascia, che secondo me lo sbilancia. Il rigore secondo me qui c'è tutto. Secondo voi? Mi viene da dire una cosa impopolare, è che lui che non ha trovato l'appoggio che voleva su Bascio, perché Bascio non riesco a capire come l'ha sbilanciato. Lo ha sbilanciato, guarda, se vedi bene, è come l'ha sbilanciato, si vede proprio dal movimento, cioè, se guarda, lo sbilancia, vedi? Con la spalla, è perché lui si appoggia, ma lui si è appoggiato alla spalla sua, che comunque era infrazione. Cioè, Koulibaly non salta solo e l'altro gli va addosso, Koulibaly si appoggia a Bascia, il quale probabilmente farà un po' resistenza e quindi va... Non lo so, vabbè, avevo premesso che era impopolare la cosa. Era impopolare, secondo te Pierpaolo? No. Obiettivamente non lo so. Non si vede, secondo me, a sufficienza bene l'intervento di Bascia. Si è piatta l'immagine, sì. La dinamica potrebbe far pensare che possa starci il rigore, però non ci potrei mettere la mano sul fuoco. Quindi derubrichiamo? Con certezza non te lo saprei dire, anche rivedendolo in televisione. Vabbè, comunque sono state tante proteste da parte dei giocatori della Pescara, guardate proprio in questo momento, insomma, Coda e tutti gli altri. Lo stesso Pillone se l'è presa col quarto uomo, è andato subito a dire qualcosa a Proietti di Terni, ne parlerà anche al 91esimo nel corso delle interviste poverini, gara. I quarti uomini, se così si può dire, stanno lontano, più lontano degli allenatori, quindi... Cioè. Vabbè, ma era il primo interlocutore. Certo, hanno questo destino di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento giusto. Allora, facciamo vedere tutti i gol, esaminiamoli. Il primo del Bari, che nasce da un rinvio del portiere. Ci sono stati due colpi di testa, quello di Nenè e poi quello di Galano, che mette in movimento sulla destra, eccolo qui, Henderson ha tutto il tempo di guardare in mezzo, e qui viene completamente dimenticato da Fiamozzi Nenè. Mi sembra chiaro, no? Che sia stato dimenticato da Fiamozzi, sì, effettivamente, da quello che vediamo. Però ti devo dire che forse il rientro di Coda mi è sembrato un po' disordinato, perché se fermi un attimo qui... Ecco, fermiamo l'immagine, Roberto. Un po' dietro, un passo, due o tre passi dietro. Un po' indietro, poco a poco. Ecco. Tra poco posizioniamo. In quella situazione, comunque la palla era, mi sembra di ricordare abbastanza lenta come dinamica. Sì. Ecco, in questo momento qui... Ecco qui, va bene? Allora sì, in questo momento hai sostanzialmente, al di là di quello che ti fa gol, che sta lì... Sì. Dai la possibilità, con 5 uomini tuoi schierati, a 3 di loro di poterti far male, perché 2 sono assolutamente liberi. Sì. 14 se la butta sul secondo palo, all'imbarazzo della scelta, su chi la va a prendere.
Quindi in questo momento probabilmente il rientro di Coda, che in questo momento è il più avanzato del Pescara se non sbaglio, no? Ha disorientato anche Fiamozzi, che ha dovuto scegliere se dimenticarsi Sissé, che aveva alle spalle, che era il suo uomo, perché Sissé è l'uomo, Fiamozzi, cioè, Sissé è l'uomo di Fiamozzi, e cercare di accorciare come è giusto che fa per andare a coprire Nenè perché è fuori Coda. Allora il problema è che nel momento in cui rientra Coda non funziona questo meccanismo, perché o Coda riprende il suo uomo e dà la possibilità a Fiamozzi di riprendere il suo, oppure ci deve essere un modo per cui però Coda... Vedi, però vedi, se mi permetti, lì te lo scambi l'uomo. Aspetta, no, ti sto dicendo, cioè Coda, Coda o si riprende il suo uomo, quindi si mette davanti a Nenè e dà modo a Fiamozzi di scalare, di guardare le sue spalle dove c'è il suo uomo, oppure in questo momento lascia Nenè a Fiamozzi, che lo può seguire, lo può tenere senza incertezza, e tagliando va a coprire l'altro giocatore. Perché così con il rientro, quest'uomo qui, ognuno pensa di averlo lasciato al compagno. Però vedi il movimento? Però vedi gli il movimento? Scappa, eh? Ma vedi il movimento di Fiamozzi? E Fiamozzi che fa? Si va a cercare di riposizionare perché è tornato Coda. Certo. Ma Coda è tornato in una posizione dove chi si marca? Ma non lo so, io ho visto Fiamozzi in quella circostanza poco reattivo. Sono stati poco reattivi tutti e due, altrimenti il gol non si prendeva. Perché vedi come cioè, no, lui salta, allora, indisturbato, e poi tra l'altro da dietro cerca di contrastarlo, sì, non è stato attento. Sì, però tieni conto che bisogna capire che in quel momento chi si sente il marcatore di Nenè? Cioè, lì c'hai Fiamozzi e quindi dici Fiamozzi lo marca da dietro. Sì. Ma Fiamozzi doveva marcare... Sissé, non doveva marcare... ho capito, però... Stava tenendo, o avrebbe dovuto tenere d'occhio, il giocatore del compagno. Il compagno quando rientra, non rientra in una maniera tale... Cioè, Coda è rientrato senza uomo. Sì, se rivediamo il fermo immagine, Coda rientra... Quello è vero, la difesa non è posizionata in modo corretto. E comunque se il cross fosse andato... Però è anche vero che nello svolgimento dell'azione ti arriva l'avversario che... Adesso non si chiami Sissé, ma si chiami Nenè, tu devi stare attento. Sì, però... Che allora, ce l'hai lì, fai un altro caso, che la palla era leggermente più alta, quindi passava sopra e ti faceva gol Sissé, la colpa a chi davi? Sempre a Fiamozzi. Non puoi dare sempre la colpa a Fiamozzi. No, lì guarda qui. Lo tiene, guarda, però lo tiene, poi lo lascia. Ma lui lo vede, guarda. Lui lo guarda, però non è attento. Allora, guarda Galano, no? Sì. Allora, in questo momento fa il cross e lo tiene Fiamozzi, marca Galano, no? In questo momento che fa? Lo lascia. Ma lo lascia perché ha visto il traversone. Perché si va a riposizionare. Ma Coda non si piazza né sul suo uomo né a copertura, no? Di quello che può succedere. Vabbè, c'è stata una compartecipazione sicuramente, però insomma, non ha funzionato il passaggio del giocatore. Doveva essere un po' più attento, sicuramente più rapido e reattivo lo stesso Fiamozzi. Però c'è stata sicuramente una compartecipazione, come facevi rilevare tu. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Poi sentiremo anche l'analisi di Pierpaolo Marchetti, che di attaccanti importanti se ne intende. Parliamo con... Buonasera, sono Renato da Pescara. Salve Renato. Volevo intervenire sul rigore dei primi minuti. Sì. Riguardando le immagini si vede abbastanza bene il gomito bianco del difensore del Bari che trattiene il braccio del nostro giocatore. Sì, più che difensore, quindi il rigore c'era ed era sacrosanto. No, volevo solo dire che si trattava di Bascia e non di un difensore. Sì, però ha ragione, perché anche io ho avuto la stessa sensazione, insomma. Grazie, buonasera. Io ho avuto la stessa sensazione, tu Giuseppe rimani della tua idea? No, dico che in questo modo qui secondo me non ha trovato l'appoggio che cercava. Anche perché secondo me aveva già preso posizione. Sì, era saltato e non l'avrebbe colpita bene perché era tutto un po' scorto. Però l'ha sbilanciato. Però, sì, voglio dire. Non lo so, quello è un danno procurato. Ho avuto la sensazione che il aiutiamolo Koulibaly per una volta. No, ma è una sensazione mia, non è che so io che gli assegno il gol o non il gol. Scherzo, dai. Allora, va bene, non so se c'è un'altra telefonata, no? Roberto? No, perché vedevo telefonata. Allora esaminiamo il secondo gol.
Il secondo gol, abbiamo già detto, insomma, a parte che la difesa lì è salita scriteriatamente, questo è poco ma sicuro. Se ti posso interrompere un attimo, volevo dire una cosa sul primo gol invece. Ah, sul primo gol, giusto, perché molto, molto aspettavo la tua analisi. No, no, la mia analisi è semplicemente che siccome Coda non c'è, lui vede che il compagno non c'è e deve fare una scelta, cioè deve rischiare. Certo. Lui invece ha aspettato e in realtà si è fatto prendere in mezzo. Esatto, sì. Questo. Lì devi fare una scelta rischiando, cioè certo. o vai forte su Nenè oppure ti tieni il tuo uomo che era, credo, Sissé dietro, non so chi era Sissé. E a quel punto prendi gol, non è colpa tua magari. Sì. Però la, come diceva giustamente, ha fatto una mezza scelta, la prima di Giuseppe fatto è stata corretta, la difesa non era ben posizionata, questo è poco ma sicuro e mi pare un dato acclarato. Sicuramente lui ha dovuto mettere riparo anche all'assenza di Coda, probabilmente poteva farlo scegliendo prima e con maggior decisione, ma sicuramente una compartecipazione. Assolutamente, è stato un errore, mi pare globalmente la difesa, una compartecipazione. Allora andiamo a vedere il secondo gol, che qui la difesa sale scriteriatamente, c'è stata una percussione di Anderson, tra l'altro due giocatori vanno a contrastare, sono Fornasier e Valzania, poi interviene Coda, che anticipa Galano e Galano col piede a martello praticamente gli rimangono i tacchetti sulla, all'altezza del ginocchio a Coda, che rimane a terra e sarà sostituito da Campagnaro. Sì, qui è incredibile che l'arbitro non abbia fermato il gioco. Molto più irregolare questo gol di quanto fosse rigore quello precedente. Ah, beh, questo sì. E qui mi pare che non ci siano neanche tanti dubbi. È incredibile perché io non so, l'arbitro è posizionato secondo me anche bene o no? Guardate, mamma mia, non avrebbe dovuto vedere. È a 7 metri. Avrebbe dovuto la visuale piena. Sì, 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 no, era un il gioco da fermare. Perché, e poi ci sarebbe anche, a proposito, anche il primo assistente perché sotto le tribune. Se non altro, poi ha toccato prima la palla, comunque è un'entrata fallosa. Certo, lì non si può uscire in questo modo, secondo me l'errore è stato fatto in partenza, poi però c'è un fallo clamoroso non segnalato, non fischiato dall'arbitro, tra l'altro non aiutato neanche dal primo assistente. Un'uscita zemaniana hanno fatto. Un'uscita zemaniana. Allora, in quel momento è Coda in possesso di palla nel rinvio, quindi sicuramente un'ostruzione fallosa. Zemaniana dello Zeman di 20 anni fa. Al di là del danno fisico proprio del contatto, eccetera, è proprio l'entrata fallosa sul giocatore in possesso di palla. Si vede che non lo conosce bene Zeman, lì avrebbe accompagnato tutta la linea difensiva con l'uscita di Fornasera. Vabbè, però sono dettagli. Ci vediamo lunedì. Andiamo al telefono, pronto, Rete 8 Sport. Buonasera. Sì, buonasera. Francesco da Montesilvano. Ciao Francesco. Buonasera, ciao. Senti, io non ho potuto telefonare l'altro giorno perché volevo dire una cosa, no? Sono stato a vedere la partita di Palermo, Palermo-Pescara, fuori dal Bar Midas, insieme a tutti i tifosi che stanno là, e ho visto come cambia la mente della gente, a partire dai giornalisti ai tifosi. Cioè l'appiattimento ora sul speriamo di salvarci. Quando 5 partite prima si parlava che dovevamo andare in Serie A, cioè guarda, a me questo mi fa veramente mo di corridere, perché per non dire altre cose, no? Poi sentirlo pure dai giornalisti, vabbè. Io volevo dire un'altra cosa, una cosa che mi è accaduta oggi. Sono stato perquisito in Curva Sud, no? Io sono una persona di una certa età, insomma, non sono un bambino. Sì. Vabbè, lo devono fare, è giusto. Poi dopo hanno sparato una bomba che è scoppiata a pochi. Penso che l'hanno lanciato i paresi, perché praticamente non si è accorto manco. E la bomba è scoppiata a mezzo metro da un povero ragazzo, quello di Stewart, non so se avete fatto caso voi dalle tribune, dopo quella bomba si è spostata la linea degli Stewart di un settore, cioè ma siamo, la polizia a me ma per quei siti sembrava un delinquente, quelli sono entrati con le bombe, quelli 2 anni fa avevano distrutto lo stadio, la Curva Sud, come si permette a quelle sono delle bestie, non sono persone, nel 2018 che accadono ancora queste cose, cioè io già non, vabbè, capiamo che uno butta la bomba sotto alla pista, che non è nemmeno una cosa buona, non è buono, però quelli hanno buttato la bomba per essere persone, nessuno ha fatto niente, quel ragazzo è rimasto stordito, c'era un ragazzo, uno degli Stewart, è rimasto con una bomba che gli è scoppiata sotto i piedi quasi, a pochi centimetri, una cosa vergognosa, voglio dire, siamo nel 2018, gli animali dello zoo hanno una gabbia, là ci stanno due gabbie, ma si rendono conto di tifosi, tutti voi gli addetti ai lavori, che come dite, ma che solo l'Italia in Europa non c'ha gli stadi
libere come in tutte le parti, forse faranno a botte fuori, non lo so, ma buttare ancora le bombe, solo qua, io penso che lo vedete il calcio straniero, io non vedo buttare bombe dagli stadi inglesi, francesi, tedeschi, ma stiamo scherzando, guarda che è una cosa vergognosa. Siamo indietro di tanto, questo, guarda, di tanto tempo. È una cosa proprio, guardate, siamo come gli animali, proprio, le bestie sono le migliori, lo dico sempre, il cane non ride, però non ti fa piangere, gli uomini ti possono anche far piangere, quella bomba se lo prendeva meglio quel ragazzo lo rovinava. Una cosa che non si è vista, perché dopo sono arrivati quattro, penso che erano quattro poliziotti in borghese, sì, che mi sembravano gli VIP, non mi sembravano i poliziotti. Sono andati là a portare altri steward sotto la vetrata di quelli, che li possono fare quei quattro ragazzi, ma di cosa parliamo? Grazie, parlate di questo, parlate anche di questo, per favore. Grazie, grazie Francesco per questa testimonianza, dobbiamo andare in pubblicità, linea a Roberto Kirchi. Bene, torniamo in diretta da studio alle 21.05 minuti, 7 partite alla fine del campionato, martedì si torna in campo, lunedì c'è, ci sarà l'anticipo, il turno infrasettimanale di fronte a Ascoli e Parma alle 20.30, martedì alle 20.30 il resto del programma, la Pescara giocherà a Vercelli Stadio Piola, tra l'altro in queste 7 partite, 5 scontri diretti, la Pescara giocherà fuori a Vercelli appunto martedì, poi avrà gli scontri anche contro Ternana e Novara, mentre in casa giocherà contro Ascoli e Cesena, questo per quanto riguarda gli scontri diretti, mentre le altre due partite con squadre che invece sono interessate all'alta classifica, lo Spezia e il Venezia, che oggi ha sfiorato la vittoria sul campo della Perugia. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, devo capire se ero io o meno, sono Cicci. Ciao carissimo, ben risentito. Ciao voce. Immaginiamo. Oggi è stata una caccia, veramente. Però è finita bene, alla fine un semiderby per noi. Io dico una cosa sola, la settimana scorsa volevo chiamarvi dopo quella cosa di Striscia la Notizia, per dirvi che Sebastiani comunque ancora Pinocchio e continua a fare cose che secondo me possono fare tutti quanti. Oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una città, di essere una grande curva. Vorrei comunque solo richiamare un po' tutti quanti a venire allo stadio, perché abbiamo bisogno, a prescindere dal presidente che è quello che è, oggi abbiamo dimostrato veramente di essere in grado di mantenere la Serie B e comunque di essere una grande curva e un grande stadio. Venite allo stadio, perché comunque abbiamo bisogno di tutti. Che ti devo dire? Pescara scasso come sempre. Speriamo di salvarci. Perfetto, grazie. Ciao, un abbraccio a tutti. Giuseppe? Era una cosa che mi ero dimenticato nella domanda di inizio, era notare una cosa molto positiva, al di là del pareggio, la prestazione eccetera, è stato proprio di questa capacità che ha dato dimostrazione l'ambiente sostanzialmente, di essere entrata nel canale giusto, cioè mentre prima si cercava di un po' snobbare questo pericolo, no? Della classifica, adesso la squadra, cioè l'ambiente ha capito che al di là di tutto, al di là di tutte le polemiche, tutto quello che può succedere, si può dire e si muove all'interno dell'ambiente, in questo momento quello che conta, no? È mentalizzarsi su questo obiettivo, quindi anche l'esultanza, anche la grande carica, l'energia che c'era oggi a Pescara, allo stadio di Pescara, è stato un segnale importante per caricare le batterie per questo, che è un obiettivo che, ripeto, anche io ero andato un po' a memoria, però in effetti anche da quello che ricordavi tu, in questo momento è il Pescara che decide, no? Se l'anno prossimo continua a giocare in questa categoria, oppure se non può succedere, cioè non può arrampicarsi o aspettare nessuno, e dico io fortunatamente, perché nel calcio nessuno ti regala niente, è inutile sperare, quindi il fatto che
l'ambiente sia mentalizzato su questa situazione, ha capito che oggi era stato un primo tempo con lo 0-2 molto difficile, che in questa partita si poteva giocare, se fosse andata male, no? una fetta di quel tipo di obiettivo, e quindi credo che in questo momento sia importante anche questo segnale. Cioè, si diceva una squadra che deve lottare, non deve lottare, lo saprà lottare. Il pubblico, no? Si è tolto lo smoking dell'alta classifica e ha indossato la tuta. E soprattutto, no? La tuta, l'elmetto. La tuta e l'elmetto, perché sa che in questo momento è così. Cioè. Assolutamente. Sorrideva, non per quello che dicevi. Sono tu, le metafore, Giuseppe, assolutamente. No, perché sorrideva Pierpaolo? No, sorridevo perché me era venuto in mente una battutaccia, ma ho fatto un fioretto. Ah, sì. No, quando Giuseppe diceva nel calcio non si regala niente. Non si regala, ma spesso si vende, però. Ah, ho capito, battutaccio, te la volevi risparmiare. No, vabbè, vabbè. No, lo dice la storia, lo dicono la storia e le sentenze. Assolutamente, dico io. Assolutamente. Allora, 21 si vende e si compra, regalare no, ma vendere e comprare sì. 21 e 10 minuti, allora facciamo vedere anche i gol del Pescara, mi sembra giusto. Beh, perché abbiamo finora analizzato i due gol del Bari, situazione difficile, con il Pescara sotto di due gol, pronti via, comincia il secondo tempo, il Pescara accorcia le distanze, molto bravo nella circostanza Valzania, lo spunto e soprattutto l'assist per Mancuso, il movimento giusto dell'ex San Benedettese che taglia da centravanti vero e poi fredda con questo destro ravvicinato il portiere Mica. Gira e rigira Mancuso, fa sempre gol da centravanti. È vero. Quinto gol tra l'altro in questa stagione. Sì, lui è un centravanti di istinto, di movimenti, sì. Ha queste aperture, questi tagli improvvisi, però in area centrale. Lì sull'esterno, sinceramente, ogni volta che lo vedo giocare lo si vedo perde sempre, un po'. No, lo vedo sempre più inadatto, perché non sono movimenti suoi. Già nel primo tempo ricordo una palla spettacolare che gli ha dato Brugman, sì, proprio sul petto. E invece di tagliare come, sì, doveva tagliare, l'ha messa giù e l'ha tra l'altro in primo tempo ha avuto due grandi opportunità, sì, soprattutto, sì, sì, all'inizio ha ciccato praticamente un pallone che gli era stato suggerito. Però da al di là di queste situazioni è l'atteggiamento, il movimento, no? Sono d'accordo con te, infatti questo è il quinto gol stagionale. Purtroppo non possiamo apprezzare la giocata di Valzania, cioè solo la parte finale che comunque quel che basta, insomma, può essere sufficiente, però in realtà aveva fatto molto bene quando si era impossessato del pallone e da un suo spunto è nato appunto il gol di Mancuso. Valzania, che credo sia stato il migliore in campo, non so se anche qui, sì, mi diseredate devo convenire. Valzania non da adesso è quasi sempre il migliore in campo, assolutamente. Tra l'altro c'è da dire che Valzania è chiaro che quando ha molti metri, no, davanti a sé si esalta, perché è un giocatore che poi può andare in difficoltà invece in spazi stretti. È l'unica mezzala che ha inserimento, sono che i tempi inserimento. Sì, sì, sì. Corsa e tempo inserimento. Crescita esponenziale, c'è anche un gran tiro, un gran destro con il quale è riuscito a determinare anche diverse partite, soprattutto ricordo il gol col Venezia, per esempio, un l'ultima partita del 2018. Diciamo alla Kragel, lui, vabbè, Kragel è mancino, sì, e Valzania è destro, però effettivamente la similitudine ci può stare. Te la provo, dai. Un po' come te, quella tra te e Baggio quando giocavi. Beh, vabbè, dai, adesso non esageriamo. Povero Baggio. Da parte di Baggio era più fragile, di ginocchio, però siamo lì. Siamo lì. Andiamo al telefono. Cosa mi tocca dire per guadagnarmi uno stipendio? Sì, siamo in vena di cavolate questa sera. Andiamo al telefono, parliamo con. Pronto? Sì? Ciao Massimo, sono Biagio Verrocchio, il figlio di Luciano. Ah, carissimo Biagio. Abbiamo ricordato ieri, anzi lo voglio ricordare anche oggi, purtroppo è venuto a mancare Luciano, che è stato uno dei pionieri come radiocronista della storia del Pescara. Io ricordo a parte la conoscenza, ma poi la sobrietà nel racconto delle partite. È un radiocronista davvero d'altri tempi, non lo dico adesso che purtroppo non c'è più, ma l'ho sempre pensato. Io vi volevo ringraziare per le belle parole che avete speso per mio padre, è stato veramente un piacere, vi ringrazio a tutti. Grazie mille, buona trasmissione Massimo. Grazie a te Biagio. Sì, Luciano Verrocchio che ha segnato un'epoca con tanti cronisti, quando era davvero molto difficile fare radiocronaca, che tu ricordi, no, Pierpaolo, i primi tempi. Sì, erano tempi quasi pionieristici, diciamo. Certo. Anche perché allora non c'erano le televisioni che ti facevano vedere di tutto e di più. Allora tutto quello che arrivava attraverso la voce
di questi pionieri che avevano la fortuna di andare fuori casa, per me sono ricordi di giovinezza. Io purtroppo ho un'età tale e mi ricordo ancora quando ci si radunava per pescare in quarta serie sotto la vecchia sede del Messaggero, dove telefonicamente ogni tanto, che ovviamente non c'erano i cellulari, quindi un telefono a gettone, qualcuno usciva e andava ad informare sul risultato e sul marcatore, insomma. No, ma poi soprattutto perché c'era l'attesa. Mi piacerebbe non ricordarlo come una questione di età. Sì. Quindi era doveroso, insomma, ricordare Luciano Verrocchio. Io ho detto grande sobrietà nel racconto, ma anche splendida voce, assolutamente una voce bellissima. Tra l'altro insieme con Rifredo Rocchi, lo stesso Gianni Lussoso, Walter Iannasco, insomma erano questi i pionieri di un giornalismo che adesso non c'è più perché sono cambiati i tempi, però è bello ricordare quei momenti perché c'era l'attesa, come diceva Pierpaolo, di ascoltare quello che succedeva, visto che non c'erano altre possibilità, i mezzi erano proprio rudimentali. Allora andiamo in pubblicità, sì, ci fermiamo un'altra volta, linea Roberto Cherchi. Ultimi 9 minuti di trasmissione, chiuderemo le 21:27, dobbiamo parlare anche del Teramo, domani partita importante a San Benedetto del Tronto, ore 16:30, oggi ha fatto lo show Capuano, allenatore della San Benedettese, non so con chi ce l'avesse, probabilmente col presidente Fedeli, padre, che insomma lo ha messo in discussione. La San Benedettese viene da una sconfitta maturata sul campo del Bassano. Il Teramo deve comunque fare punti perché ha solo 3 partite a disposizione, 2 trasferte, San Benedettese e Fano, inframmezzate dal turno di riposo, e poi chiuderà con la Reggiana al Gaetano Bonolis. Vediamo l'ultimo gol, Pescara da Bari, il gol più importante della partita, che ha permesso alla Pescara di evitare una sconfitta che sarebbe stata pesante sotto tutti i punti di vista, ma il risultato è strameritato. Calcio di punizione di Macin, ed è stato molto furbo nella circostanza Pettinari, con la compiacenza della difesa del Bari. Non succede solo alla retroguardia del Pescara, questo è poco ma sicuro. Sì, sicuramente. No, sarei curioso di sapere se era una cosa preparata o se è stata un'intuizione nel momento. E lì sicuramente credo si aspettassero la palla alta nel mucchio. Sì. Infatti onestamente quando ho visto Macin che la batteva così ho detto ma che ha fatto? Non so se era una cosa preparata o se magari capita uno sguardo, un'intuizione, sì, un cenno d'intesa, perché la giocata ha preso veramente completamente di sorpresa la difesa del Bari. Completamente sorpresa. Rivedendola qui, credo che il pallone parte nel momento in cui il Macin capisce che lì c'è Pettinari che sta facendo quel movimento. Sì. Perché prima non calcia, nel momento in cui vede che Pettinari va lì, gliela mette in maniera perfetta sostanzialmente. Perfetto, e Pettinari fa l'unica cosa intelligente, certo, che poteva fare senza cercare di stopparlo, aggiustarsela. Gran palla sicuramente di Macini, come dicevi tu, sì, e lì bisogna avere una grande sensibilità di piede perché ha girato l'intera difesa retroguardia del Bari, che è stata assolutamente sorpresa. È stato furbo, c'è stato anche lì probabilmente le proteste di fine partita che ci stanno. Io ho visto delle immagini, ma Grosso è andato lì forse 10 secondi, secondo me non è riuscito ma nemmeno a parlare. Ma bisogna capire se il Bari ha protestato per il presunto fuorigioco, che non c'è, perché insomma abbiamo visto, non mi pare che ci fosse. Ho visto un pezzo di immagine dove già c'era un assembramento di persone che litigavano tra di loro Il fischio che non è arrivato dell'arbitro, perché lo scrive, prima ho letto un po' di messaggi, Andrea Potenza, che tra l'altro è un caro amico che saluto e ringrazio. Se andiamo a vedere per un attimo prima della telefonata, allora Pettinari e Valzania, stoici, ottimo anche Crescenzi, poi Marco Esposito, primo gol del Bari, io non riesco proprio a leggere, vediamo un po' se mi avvicino, primo gol del Bari, spiove piano nell'area piccola, colpa di Fiorillo che non esce mai. No. Ma a me qui non sono molto d'accordo, anzi non sono assolutamente d'accordo con Marco. No, se vediamo sempre il portiere come l'ultimo che commette l'ultima colpa, certo, non va bene. Andrea Potenza e poi andremo al telefono. Le proteste del Bari ci sono state perché secondo loro sulla punizione di Macin, susseguente alla punizione di Petriccione, il gioco è stato ripreso senza il fischio del direttore di gara.
poco male visto il netto rigore non concesso inizio gara e fallo netto di Galano su coda nell'azione del secondo gol. Una tirata d'orecchie a Campagnaro che non può prendere il secondo giallo in quella maniera, avanti così. Su Campagnaro ha ragione, non so, le proteste del Bari, non è arrivato questo fischio? No, probabilmente era perché loro pensavano fosse in fuorigioco. Di poco, con furbizia, non credo ci fosse, perché se guardiamo il riferimento che in quel momento lì era la linea dell'area di rigore, credo che... furbescamente. Però Andrea, se scrive questo, è perché lui fa l'arbitro, eh? Quindi ha occhio. E quindi ha occhio, quindi non lo so, tra l'altro un ottimo arbitro. Cioè, occhio deve avere anche orecchio, perché orecchio, io da dentro non ho sentito. Avrà raccolto. Non ho sentito le voci il post-partì. Fischio, però è difficile anche sentirlo sempre, certo. Cioè, non è che tante volte ci fai sempre attenzione, quindi non ti saprei dire. Cioè, fuori gioco non era, perché poi è stato rivisto in tutte le salse. Però c'era... a fine gara ti viene da protestare per un'ipotesi. Vabbè, però le recriminazioni davvero sono infondate. C'era un rigore per il Pescara al quarto minuto. Le proteste sono state abbastanza decise, però, loro sicuramente avevano un'idea chiara su quello su cui stavano recriminando. Io, da parte mia, onestamente non saprei dire, tendo più a pensare al fuorigioco. Fuorigioco che però non c'era. Rimostranze infondate. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, ultima telefonata, poi parleremo del Teramo col servizio di Paolo Durante, la scheda di presentazione domani San Benedettese Teramo a Riviera delle Palme con inizio alle 16.30. Parliamo con... Pronto? Sì, buonasera. Ciao Massimo, sono Sanzio da Montesilvano. Sanzio, ciao Sanzio. Volevo intervenire sul fatto dell'espulsione di Campagnaro. Campagnaro, sì, adesso la faccio vedere mentre parli, sì. Sì, ho dovuto disquisire con alcuni amici per il fatto che mi davano conto, ma secondo me è Campagnaro che ha subito il fallo. E quindi c'era assolutamente la punizione per il Pescara e non... No, aspetta Sanzio, no, devo dire a Roberto l'espulsione di Campagnaro, Roberto. Sì, prego Sanzio. Ma assolutamente sì, ma non ci sono da... Ma e qui il fallo veramente lo commette Campagnaro, eh? Ma guarda, se vediamo attentamente Campagnaro non colpisce... Dove sta il fallo? Scusami un attimo, dove sta il fallo? Rivediamolo. Cioè, non c'è il fallo di Campagnaro qui. Cioè, questa è un'altra interpretazione, cioè, voglio dire, qui le immagini sono chiare, cioè, entra fuori tempo su Sissé, gli colpisce anche la gamba, poi si può disquisire sull'ammonizione, magari avrebbe potuto evitare, io sinceramente... Secondo te l'ha colpito? Ma come no? Cioè si vede, eh? Cioè, è vero che io oggi porto gli occhiali, magari per Paolo può essere... Ma tra l'altro okay. L'ultimo tocco al pallone lo dà il giocatore del Bari, non Campagnaro. Certo. No dai, qui non ci sono dubbi. È proprio il calzettone... Sanzio, se tu stai guardando la televisione e non ci sono dubbi, allora vediamo magari l'azione campo stretto, Roberto, l'altra immagine al replay. Scusa, secondo giallo di Campagnaro. Un'altra cosa. Ecco qui, guarda un po', cioè non lo so. Se non è fallo quello. Ma dove sta? Non lo tocca. Ah, vabbè, mi viene da sorridere perché è talmente evidente. Scusa Sanzio, vabbè, però insomma tu la vedi in questo modo. Mannaggia, tu pensi che tocca? Ok. Scusami Massimo. No, per carità, ci sta. No, ma per carità, no. Non lo vedo il tocco di campagna. Lui magari è. È stupato, si sta in campo, però non lo vedi il tocco di Campagnaro. Vabbè, rimaniamo di due pareri opposti. Ok. Ciao, buonasera. Grazie Sanzio. Posso dire qualcos'altro di impopolare? Sì. In quel momento della partita con il Pescara che stava cercando di concludere il forcing, eccetera, poteva essere una pietra pesante per condannare il Pescara alla sconfitta, quindi è chiaro che da un giocatore così non te l'aspetti, no? Un atteggiamento, poi l'ammonizione, non l'ammonizione, un po' stordito dal colpo subito prima, però così pronti via, rientri in campo fasciato e vai, ma poi in una situazione dove
che ci faceva con la palla Sissé? Assolutamente. Cioè, quindi stavamo nella metà campo del Bari. No, ma anche perché voglio dire, era subentrato a Coda che certo, magari recupera in questi due giorni, ma magari non recupera. E lo speriamo. Quindi, perché altrimenti da valutare. Coda, c'hai fuori tutti e due. Cioè, si è gonfiato il ginocchio a Coda, quindi bisogna capire, insomma, valuteremo. Per quello sto dicendo, già c'è Coda fuori, infortunato, e certo, non si sa com'è. Tu sei subentrato. Forna si era accusato qualche problemino, l'ho detto Pillon a fine partita, quindi non stanno bene i due centrali, Campagnaro è squalificato. Se non dovessero giocare, cioè Campagnaro sicuramente non giocherà per la squalifica, se non dovessero farcela né Coda né Fornasier, soltanto Gravion, Perrotta ed Elisalde, ci sono tre centri. Sì, ma difatti voglio dire, cioè, piuttosto che ecco, cercare di, certo, di trovargli un modo per uscirsene da questa situazione, una tiratina d'orecchie come ci ha scritto. Assolutamente. Ci sta tutta. Sono anche d'accordo. Allora non so, forse non abbiamo tempo per mandare in onda la scheda, Roberto? Allora, Teramo San Benedettese, si giocherà a San Benedetto domani ore 16.30, sentiamo Paolo Durante le ultime. Il crocevia è di quelli stretti e difficili, ma la mission è una sola. Dalla trasferta del Riviera delle Palme, il Teramo dovrà cercare di tornare a casa con un risultato positivo. Contro la San Benedettese sarà una partita vitale per il Diavolo, perché le squadre con le quali sta correndo per la salvezza diretta hanno una gara in più su cui poter contare, visto che la prossima settimana il Teramo riposerà. Ergo, vietato fallire per non vedere il baratro dei play-out. Sull'altro fronte, la Samba, in caso di successo, potrebbe blindare il terzo posto e soprattutto provare a sfilare nel finale di stagione il secondo alla Reggiana. Come dire, sarà una gara dura, difficile e speciale un po' per tutti. Penso che sia speciale per tutti, perché insomma qui viene considerata un derby e siamo consapevoli, insomma, che il tifo ci tiene in particolar modo e ovviamente saremo felicissimi di potergli dare una gioia. E forse in questo momento è la partita più difficile che ci potesse capitare, perché comunque affrontiamo una San Benedettese che ha perso l'ultima partita di campionato, gioca in casa e ambisce al secondo posto. Però dobbiamo farci trovare pronti e carichi, per noi è una partita vitale, quindi dobbiamo prepararla veramente bene. Come sempre in questo girone la classifica inganna, perché è un girone molto equilibrato, quindi tutte le partite sono difficili. Poi è una partita sentita, quindi è comunque sempre difficile. Sicuramente loro hanno bisogno di punti, ma noi ancora di più. Quindi sarà una bella partita, spero combattuta e spero a nostro favore. Abbiamo dunque ascoltato questa scheda di presentazione di Paolo Durante, dobbiamo chiudere. Tra l'altro avresti una curiosità, Pierpaolo, per la partita Samb-Teramo? Domani mi piacerebbe essere invisibile per assistere, cioè, mi piacerebbe che si incrociassero in conferenza stampa Capuano e Campitelli, che sono due fuochi personaggi d'artificio molto esuberanti e dialetticamente facili a prendere fuoco. Potrebbe essere veramente uno spettacolo clamoroso, peccato non esserci. In bocca al lupo alla terra, dico scherzando, la che non, sì, si chiaro, non si offenda nessuno. Assolutamente, ci piace sempre ironizzare e scherzare col massimo del rispetto. In bocca al lupo al Teramo, domani seguiremo la partita con il nostro inviato Paolo Durante. Grazie a Giuseppe Tambone, grazie a voi, grazie a Pierpaolo Marchetti, al nostro, grazie, Roberto Cherchi in regia. Appuntamento a lunedì, solo calcio, sarà la vigilia di Pro Vercelli Pescara. Grazie e buona serata. Oh, I've been shaking, I love it.